Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Parliamo di queste targhe d'autore per la qualità architettonica, perché sappiamo che ne verranno apposte due al mese proprio nei pressi di 28 edifici scelti proprio nel patrimonio dell'architettura moderna di Roma, è vero? È vero, siamo riusciti dopo anni e anni di lavoro a portare avanti questo progetto che nelle altre capitali europee e internazionali è ormai una norma, che è quella di riconoscere ad alcune opere del nostro patrimonio dell'architettura moderna un valore attraverso l'apposizione ai piedi dell'edificio di una targa che in qualche modo ne certifica la qualità. È stato un lavoro articolato perché naturalmente molto spesso il patrimonio dell'architettura moderna e contemporanea di Roma scompare di fronte alla maestosità del patrimonio storico, ma siccome insomma è un patrimonio studiato a livello internazionale ci sembrava giusto riconoscerlo, quindi abbiamo avviato questa iniziativa insieme a Roma Capitale, l'Ordine degli Architetti naturalmente, con il supporto di Promo Roma, che è l'agenzia della Camera di Commercio, che in realtà vuole investire su un turismo che è dedicato alla visita di queste opere dell'architettura contemporanea. Vogliamo ricordare romana. I primi riconoscimenti in particolare? Allora, noi inizieremo di slancio con quattro opere e apporremo le prime targhe al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, alla sede del Rinascente di Piazza Fiume, all'edificio polifunzionale dello Studio Passarelli di Via Campania, alle poste di Piazza Bologna di Ridolfi e Fagiolo. Poi proseguiremo con due targhe al mese. Naturalmente, se posso aggiungere, questo progetto trova il senso e il significato nella volontà di portarlo avanti nel tempo. Questa prima selezione è fatta su una base di criteri che in qualche modo cercano così in linee molto generali di su base un po' geografica, su base anagrafica, perché naturalmente non è un elenco di merito questo di queste prime 28, ma è insomma tentiamo di dare di diffondere quello che è il messaggio che questa iniziativa vuole promuovere. Infatti il punto è proprio questo, che non serve queste targhe non servono solo a rafforzare e a diffondere il concetto del diritto d'autore, ma anche perché venga riconosciuto all'architetto e dall'architetto le responsabilità che si deve assumere, no? Al proposito della sua Assolutamente, infatti la sua frase mi permette di poter aggiungere una cosa, che il progetto a lunghissimo termine, nella realtà, siccome noi stiamo facendo un lavoro importante in assoluto sul tema del diritto d'autore, sulla volontà comunque di in qualche modo riconoscere, come accade per tutte le altre discipline, per la letteratura, per il cinema, la dimensione intellettuale del lavoro dell'architetto, il nostro sogno in questo progetto più ampio è far sì che questa dimensione autoriale poi possa essere come d'abitudine dichiarata anche per l'edilizia comune, qualsiasi opera d'architettura venga realizzata, che possa essere un palazzo in periferia, dovrebbe avere, non pagare con questa risonanza, però al proprio interno un'indicazione nella quale sia riportata la dicitura dell'architetto che è l'autore di quel progetto. Questo con una battuta potremmo dire che molti degli architetti potrebbero così ritirare la loro firma nel momento in cui venga pubblicata, però scherzi a parte, penso che sia un riconoscimento doveroso nel momento in cui si voglia appunto sottolineare la dimensione intellettuale, inevitabilmente la responsabilità civile che ha l'architetto nella società contemporanea quando compie il suo servizio. Certo, peraltro il vostro progetto, la vostra associazione è stata comunque presentata anche nell'arco di questi due giorni scorsi appena passati presso l'Open House Roma, dove è stato proiettato il progetto del target d'autore per la qualità a cura dell'Ordine degli Architetti. È stato presentato all'interno di questa iniziativa che nonostante il cattivo tempo ha avuto un larghissimo successo, perché sono state aperte alla cittadinanza una serie di opere d'architettura contemporanea e non solo, e questo è l'obiettivo principale di questo progetto. Quello in qualche io noi ci rendiamo conto che negli ultimi anni in qualche modo si è creata una distanza, no, tra l'architetto e molto spesso tra politica, architettura e cittadinanza. Lo scopo di questa iniziativa è di accorciare questa distanza, come giusto che sia, per riportare l'attenzione al fatto che quello dell'architetto è prima di tutto un servizio che viene svolto alla cittadinanza e come tale deve essere presentato, e così questa iniziativa, più che per i detti lavori, serve per portare all'attenzione della cittadinanza delle opere che magari in qualche modo loro, alle quali non danno alcuna attenzione, e invece
è importante riconoscere un valore, spiegare. A questa targa sarà associato un sito, avremo, ogni targa avrà questo QR code che permetterà attraverso il telefonino di avere tutte quante le informazioni riguardo all'opera d'architettura. E in questo modo cercheremo di segnalare anche, oltre ai progettisti, l'impresa esecutrice, cioè tutti quanti gli, a dare risalto a tutti quanti gli attori del processo che portano a un pensiero, lo portano a diventare materia. Tra l'altro, casa... Prego. Sì. No, vada. No, volevo chiederle, Casa dell'Architettura comunque è di più, no? Insomma, è un'associazione che promuove già dal 2002 fondamentalmente la cultura architettonica romana contemporanea, ma anche non solo attraverso le opere stesse, ma anche attraverso la commistione, diciamo, tra diverse forme d'arte. No, questo è un po'... Io sono il presidente dall'estate scorsa, ho preso il posto dell'architetto Schiattarella, che aveva in qualche modo compiuto i suoi due mandati, e nella realtà l'obiettivo è quello proprio esatto di promuovere istituzionalmente la cultura architettonica nella città di Roma. È un'istituzione che raggruppa in sé il Comune di Roma ormai da 14 anni e l'Ordine degli Architetti. Poi, avendo in qualche modo sempre comunque delle grossissime difficoltà economiche, come sempre succede in questo momento, lavoriamo moltissimo su esposizioni, sulla contaminazione tra differenti discipline, sempre perché vogliamo riportare comunque all'attenzione il fatto che quello dell'architetto in qualche modo nella società è sempre stato un ruolo di sintesi tra diverse discipline, e quindi lavoriamo attraverso moltissime mostre di fotografia, soprattutto promuovendo il lavoro dei giovani. Noi il 16 di maggio ci sarà l'inaugurazione della Biennale sullo spazio pubblico, ci saranno 5 mostre che verranno presentate in sequenza, la prima il 16 maggio, promosse da Giovani Studi su scala internazionale, che sono stati selezionati, che presenteranno una loro riflessione sul senso e sul significato dello spazio pubblico nella città contemporanea. Per noi è un tema importante perché crediamo che in questo momento di crisi riflettere sul senso e sul significato dello spazio pubblico sia un momento doveroso, e in questa direzione stiamo operando, e ci fa piacere soprattutto andare a cercare e promuovere il lavoro di giovani studiosi e di giovani professionisti, visto che insomma il nostro, purtroppo, per l'architettura non è esattamente un paese per giovani. È vero, ma poi insomma la cosa importante è che volete ricordare anche la cittadinanza che Roma insomma ha un patrimonio di architettura moderna che insomma ha degli esempi che meritano di essere conosciuti. No, degli esempi straordinari. Purtroppo questo è il paradosso sempre del nostro paese, che gli esempi di architettura moderna e contemporanea a Roma vengono studiati, metabolizzati, introiettati da tutti i maggiori architetti del mondo, che li citano costantemente durante i loro lavori, che li omaggiano in maniera pubblica, e purtroppo questo paradosso che sempre ci accompagna, che con grande difficoltà non riusciamo ad essere promotori di un patrimonio che ci appartiene. È quella che io chiamo sindrome da turista, no? Lo diciamo tante volte, no? Spesso e volentieri conosce meglio la nostra città chi viene da fuori che noi stessi che la viviamo. Questo è scontato. Lo so, però attenzione, perché poi succede questo paradosso che purtroppo negli ultimi anni le opere più importanti di architettura contemporanea sono state realizzate a Roma da architetti stranieri, che nel momento in cui le presentano riconoscono nell'ambito della loro formazione un doveroso tributo a tutta l'architettura moderna e contemporanea italiana. È vero, può sembrare un luogo comune, però delle volte i luoghi comuni esistono, incidono in maniera anche abbastanza pesante, per cui questa è una volontà di affermare con forza che questo patrimonio c'è, che questo patrimonio esiste e che deve essere portato soprattutto a conoscenza dei cittadini. Sono cose che stanno sui libri di storia, che sono stati licenziati dai libri di storia non solo italiani ma internazionali come capolavori del moderno. E quindi in quanto tale noi li vogliamo presentare. Tra l'altro ci risulta che in questi due giorni di Open House è stato possibile anche visitare il monumentale edificio Liberty di Bernich, denominato Acquario Romano, che poi è sito presso l'indirizzo della vostra sede, peraltro. Sì, sì, che è a Piazza Fanti, è un edificio sul Rione Esquilino, no? Sul Rione Esquilino. Sì, Rione Esquilino, a due passi dalla stazione Termini, questo cerchiamo sempre di farlo diventare un nostro grande punto di forza, ed è un edificio straordinario, poi rappresenta un caso singolare perché è l'acquario romano che non è mai riuscito ad essere realmente un acquario, quindi è stato uno dei primi singolari cambi di destinazione d'uso della fine dell'Ottocento, e che però sicuramente è un'architettura estremamente
estremamente potente e che insomma in qualche modo anche estremamente impegnativa, che però stiamo cercando con grande difficoltà, non ci possiamo nascondere, di riportare all'attenzione. Pensiamo che sia importante soprattutto a questo punto, anche in rapporto alle altre istituzioni che promuovono la cultura architettonica, rivolgersi ad una serie di sguardi e cerchiamo di in qualche modo indirizzare il nostro lavoro proprio sul scopo principale di riavvicinare i cittadini all'architettura attraverso sguardi, attraverso discipline come la fotografia, come la letteratura. Dedicheremo da giugno i nostri spazi, li daremo, ci sarà una rassegna molto interessante, più che altro farla conoscere insomma, perché sì, ci sarà un'iniziativa molto interessante che dedicheremo a Italo Calvino nel 90° anniversario della sua nascita, e è stato costituito un comitato d'onore di cui fa parte Renzo Piano, Filippo D'Averio e naturalmente Filippo D'Averio che io adoro, che io adoro perché seguo sempre su Rai 3 la sua rubrica e scopro spesso delle cose meravigliose che lui ci racconta. Sono stati molto cortesi ad aderire alla nostra iniziativa, che quindi presenteremo tutta una retrospettiva sul pensiero di Italo Calvino, che è stato fondamentale attraverso le Città Invisibili, Lezioni Americane per citarne solo alcune, nella formazione di molti architetti, ma in generale si potrà venire qui per ascoltare in qualche modo tutta una serie di dibattiti che non passano solo per l'architettura, ma anche attraverso la letteratura, la filosofia, la fotografia, e in qualche modo investiranno questo tema del paesaggio che in senso ampio è sempre stato all'interno dei pensieri di Italo Calvino. Bene, la ringraziamo intanto per essere stato con noi. Ringrazio voi davvero per l'ospitalità e grazie per avermi dato una mano a diffondere il nostro lavoro. Grazie a lei. Grazie. Buona prosecuzione, grazie ancora.